Ciao amici, come state? È un po' che non ci vediamo, vero? Mi siete mancati tantissimo, davvero. È che ho dovuto prendermi un periodo di pausa per alcune cose molto importanti a livello personale e quindi non ci siamo visti per un po'. E poi tante cose di lavoro, tanti cambiamenti e tanti imprevisti, come capita a tutti noi. Forse qualcuno lo sa già, ho chiuso il mio centro di Milano, lo storico spazio Solo Salute, è stato un cambiamento molto grosso e ho portato tutta la mia attività di consulenze e di coaching online, 100% online. Non è stato semplice, anzi è stato molto complicato, però sono contenta perché alla fine mi posso dedicare 100% a quello che mi appassiona di più, creare videocorsi, percorsi per aiutare quante più persone in tutta Italia, in tutto il mondo a stare bene con le mie strategie e i miei metodi naturali. E adesso sono qui, sono pronta a riprendere a fare tanti video da pubblicare su YouTube e sui social perché ho tante cose da dirvi. Anzi, da qui in avanti voglio rinnovare il canale dando un'impostazione sempre un po' leggera e frizzante come sono io, ma molto scientifica. Cioè parlare della salute naturale avvalendomi delle scoperte, delle risorse, delle più moderne ricerche scientifiche. Quando ho iniziato a occuparmi di salute naturale, ormai 30 anni fa, perché gli anni passano, la scienza era molto concentrata sulla medicina allopatica e queste materie non erano viste di buon occhio. Invece negli ultimi 10-15 anni la medicina naturale, l'Ayurveda, la naturopatia, la mindfulness hanno ricevuto convalide importanti dalla scienza ufficiale, dalla medicina. E oggi avere un approccio scientifico e rigoroso anche per queste materie naturali è ancora più importante, vista la disinformazione, anzi l'eccesso di informazione spesso superficiale e non corretta che circola ovunque. Insomma, bisogna fare chiarezza, ma senza prendersi troppo sul serio. Cosa ne dite? È per questo ci sono io, no? Comunque, c'è un'altra notizia, che vi voglio dare subito. Mi sono trasferita. Ma dai, hai cambiato casa? Beh, non solo casa. Oh, è un po' azzardato, ma ve lo dico lo stesso. Ho cambiato casa, città, anche nazione. Mi sono trasferita nelle Isole Canarie, in mezzo all'Oceano Atlantico. E io come faccio? Puoi farti accompagnare da Baby Squaletto. Lui conosce la strada. In realtà è stata un'avventura molto impegnativa negli ultimi mesi, tra impacchettare, archiviare le cose importanti, fare decluttering, come si dice oggi, cioè riordinare, vendere, regalare, buttare tutto quello che non si usa più o che comunque non mi potevo portare qui in mezzo all'Oceano Atlantico. E quindi ho regalato, venduto, dato in beneficenza, sistemato, insomma, in qualche modo, anche per vivere una vita un po' più leggera, più minimalista, più semplice, più easy. Easy life. Insomma, adesso sono qui, sono contentissima. Tenerife è un'isola incredibile. Se ti piace la salute naturale, lo sport, il benessere, qui trovi la possibilità di sviluppare questi aspetti e vivere in armonia con te stesso e con gli altri. Invece, se hai vibrazioni negative, finisci con sprofondare nei tuoi vizi, nella tua pigrizia e alla fine te ne vai perché non sopporti più questo posto. Almeno così dicono gli isolani. Stai attenta, Simona. Per fortuna non dovrebbe essere il mio problema, almeno al momento. Una cosa l'ho già notata, anzi, quando sono partita dall'Italia avevo ancora gli strascichi di quella terribile influenza australiana che mi sono, ahimè, presa ed è stato terribile. Arrivata qui ho sentito subito tanta più forza e ho trovato l'energia per fare passeggiate, fare bagni di luce, di sole, oltre che di piscina e di oceano. Insomma, so già meglio. Ma vi racconterò un po' alla volta come mi ambiento. Intanto seguitemi sui social che voglio mettere un po' di foto e un po' di storie. Ma veniamo a noi. In questo video voglio darvi un consiglio importante: come avere più energia ogni giorno. Questo è un problema che coinvolge un po' tutti. È un consiglio semplicissimo, ma come sempre le cose più semplici sono quelle che funzionano di più. Fare delle pause, ma all'aria aperta. Secondo le più recenti ricerche scientifiche, stare troppe ore al chiuso, a lavorare o comunque al chiuso, è una delle maggiori cause di stanchezza, affaticamento, inefficienza. Per avere più energia fisica, mentale, più concentrazione, bisogna fare delle pause anche brevi, ma ogni 2 o 3 ore al massimo. Quindi non stare chiusi e concentrati più di 3 ore al massimo e prendersi delle pause.
Ma come faccio io che se apro la finestra dell'ufficio vedo il muro della casa di fronte? Anche se sei in città, esci all'aria aperta, muoviti, cambia scenario alla tua vista, usa i muscoli, respira, stai con te stesso e ricentrati, o magari fai due chiacchiere con un collega, bevi acqua, mi raccomando, o una tisana. Insomma, stacca con consapevolezza, così potrai ripartire con più focalizzazione, più focus ed energia. All'inizio magari ti sembrerà strano fare queste pause se non sei abituato, ma vedrai che alla fine della giornata sarai meno stanco, meno esaurito fisicamente e mentalmente e più in controllo delle tue energie. E anche se non sei a Tenerife come me, troverai il modo di prendere energia dalla tua città o dal tuo paese, dove ti trovi. Spero che questo consiglio vi possa aiutare. Cari amici, continuate a seguirmi, riprendete a seguirmi su YouTube, sui social, restiamo insieme. Io vi mando un abbraccio, un salutone. Se avete domande, volete scrivere commenti, io poi cerco di rispondervi, di rispondere a tutti, come sempre, prima possibile. Se vi è piaciuto il video, dai, datemi un bel mi piace, riprendiamo con questa buona e sana abitudine. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, e chi vuole essere seguito da me come naturopata, esperta di naturopatia integrata, potete contattarmi per migliorare la salute, perdere peso in modo naturale, ritrovare forma, energia, bellezza e benessere. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!